Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video dell'analisi del lunedì e in questo momento il video più importante di tutti perché dopo la scorsa settimana e dopo il crash dei mercati delle criptovalute che ci avevano fatto ben sperare, soprattutto le altcoin nelle settimane precedenti, a un certo punto si verifica un'anomalia particolare, ragazzi, che in analisi ciclica si chiama lingua di Bayer, soprattutto su Ethereum, la vediamo oggi. Si verifica questa anomalia ciclica e assolutamente si va a fare un nuovo minimo. Bitcoin crasha, che cosa sta succedendo? Ne avevamo parlato negli scorsi video perché avevamo parlato di questa possibilità della close ciclica annuale su Bitcoin ancora da effettuarsi. Avevo dato un orizzonte temporale che portava esattamente alla fine del mese di settembre fino anche alla metà di ottobre per una possibile fase ribassista. Tutto si è verificato alla perfezione. Purtroppo, ragazzi, perché sarebbe stato meglio tutt'altro, cioè il breakout rialzista del famoso triangolo che stava costruendo Bitcoin, era una figura di continuazione del trend che però in questo caso è venuta a mancare, quindi è stata disattesa dal mercato. Cosa succederà questa settimana? Cosa accadrà sui mercati? Ci sono delle reazioni che Bitcoin sta facendo in questo momento che fanno ben sperare per una settimana che possa avere un orientamento migliore di quella attuale. Ma ancora, purtroppo, non possiamo cantare vittoria per nulla, ragazzi, anzi, i segnali di analisi tecnica sono assolutamente negativi. L'unico baluardo positivo resta il segnale dell'analisi ciclica, che è un'analisi previsionale, come ricordo sempre, quindi va presa con le pinze, ragazzi, non a livello operativo, ma può indicarci una nota positiva. Quindi cosa facciamo? Andiamo a mettere sulla bilancia quello che è l'analisi tecnica con tutte le sue sfaccettature negative della settimana e quello che è l'analisi ciclica con tutte le sue previsioni e possibili atteggiamenti positivi per questa settimana. Facciamo il sunto, la sintesi e buttiamo giù le nostre idee. Bene, siamo sul grafico Bitcoin contro UST, Bitfinex. Guardate un po' quello che avevamo visto la scorsa settimana, ragazzi, la scadenza temporale di Bitcoin. Guardate il famoso rettangolino che vi avevo disegnato più o meno quando mi aspettavo questa fase sui mercati, ed è esattamente quello che è accaduto poi con questo spike ribassista, che poi più che uno spike è proprio una candelona, ragazzi. Quindi questo flash crash del mercato, la rottura del supporto a 9000 è avvenuto, ragazzi, 9200-9000, vedete, è stato confermato in close e lascia poche possibilità alle operazioni di medio periodo, cioè si va in stop. Questo è un problema che andrebbe affrontato in un video a parte, ragazzi, cioè cosa bisognerebbe fare in questo momento per le posizioni hold e cosa bisognerebbe fare invece per chi fa trading. E allora vedremo di farlo in questa settimana un video speciale che parli proprio di questo argomento. Vediamo se riesco per mercoledì, ragazzi, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdere questi aggiornamenti, perché in queste fasi concitati sono quanto più importanti. L'area della close ciclica è stata rispettata dal mercato? Sì. Ci siamo già dentro, con il minimo di oggi va bene perché siamo dopo il 29 di settembre, è un po' prestino, quindi cantare vittoria è troppo presto, ma sicuramente, ragazzi, è l'unica nota positiva che possiamo avere in questo momento dal mercato, perché se andiamo a guardare tutto quello che riguarda l'analisi tecnica dei mercati, c'è poco da sperare. L'analisi tecnica dopo il breakout dei 9000 risulta indicare un trend di breve ribassista. Un trend di breve che è virato al ribasso, e lo vedete qui tranquillamente. Intanto si vede da un punto di vista grafico, ma lo si vede anche guardando la media mobile a 50 periodi, che ha iniziato a scendere, vedete? Ha iniziato di nuovo a scendere, prima era piatta. Esattamente così, adesso è iniziato a scendere. Questo cosa indica? Indica che il mercato è entrato in un trend ribassista di breve periodo. Nel medio e lungo periodo no, ragazzi, direi che nel medio è in fase laterale rialzista, ok? Nel lungo periodo chiaramente Bitcoin, ragazzi, è rialzista. Ma allora, la fase che vi avevo indicato la scorsa settimana di trading range sta reggendo. Questi sono i livelli, non mi ripeto perché nei miei video precedenti trovate tutte le
tutte le spiegazioni di questa fase di trading range, andiamo a guardare invece quello che sono le informazioni più attuali, diciamo quelle che sono le informazioni migliori per questa settimana. Allora, intanto vi comunico che uscirà pomeriggio alle ore 18 un video speciale per il canale Telegram di Trading On, dove faremo un'analisi su time frame 4 ore di operatività veloce, quindi multi day, però 2-3 giorni, quindi di brevissimo. Cercherò di indicarvi un eventuale rimbalzo dei mercati, come potrebbe essere tradato, quindi quali sono i segnali che il mercato ci sta dando nel breve periodo su time frame 4 ore. Lo facciamo sul canale Telegram, verrà pubblicato sul canale Telegram di Trading On, quindi trovate il link in descrizione. Il canale Telegram, ragazzi, è gratuito, potete iscrivervi tranquillamente con il link in descrizione di questo video. Andiamo invece a quello che è l'analisi della settimana e andiamo a vedere che ci sono dei livelli che il mercato deve rispettare. Intanto, analisi tecnica ampiamente negativa, non c'è nessun segnale rialzista, ragazzi, da un punto di vista di analisi tecnica, inutile che ci giriamo intorno. Il mercato è chiuso in questo trading range con un prezzo medio intorno agli 8300, che tra l'altro riesce a stento a mantenere, vedete siamo sempre sotto. Non ci sono segnali di positivi di nessun tipo sull'analisi tecnica. Passiamo all'analisi ciclica. Per quanto riguarda la fase ciclica, vi avevo indicato questa scadenza e il mercato la sta rispettando, vedete, in questa fascia temporale, quindi fine mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, in sostanza è questa settimana, ragazzi. Quindi secondo l'analisi ciclica il minimo dovrebbe avvenire, una fase diciamo di conclusione di questa debolezza dovrebbe avvenire tra questa settimana, massimo l'inizio della prossima. Ora, come si fa da un punto di vista di analisi ciclica a ragionare? Allora, intanto questo tipo di analisi è un'analisi che ci indica una possibile fase in cui il mercato potrebbe effettivamente riprendere fiato. Quindi cosa facciamo adesso? Entriamo long in posizione? No, perché io vi ho sempre detto che prendere e assumere posizioni contro trend, ragazzi, in questo caso, perché il trend di breve è negativo, andarle ad assumere contro trend, anche se l'analisi ciclica ci indica una bella fase, diciamo, di chiusura, e insomma le ha prese tutte, ragazzi, finora, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, però insomma, ragazzi, i prezzi hanno sempre ragione, quindi bisogna seguire il mercato, bisogna seguire il trend, voi ricordate la mia maglia, e bisogna quindi stare in questo momento in posizione flat se non volete andare short, perché magari anche voi come me non credete in questo tipo di operatività in questo momento, e poi aspettare magari un'inversione, un segnale rialzista. Quindi questo è il concetto delle chiusure cicliche. E dove potrà avvenire questa inversione? Intanto in questa settimana, molto bella la candela che sta facendo adesso, perché è un hammer, ragazzi, ve la metto un po' in evidenza. Se chiude intorno agli 8100, una bella candela daily, questa qui, una bella candela. Dopodiché però il mercato deve iniziare a dare importanti segnali. Primo sicuramente sopra questo livello, e poi dobbiamo rientrare sopra la media mobile a 200 periodi e andare a testare questo supportone a 9000. Ragazzi, di strada ce n'è tantissima. Sul canale Telegram a pomeriggio optiamo appunto per un'analisi di breve periodo, proprio per chi magari temerario non vuole aspettare le close daily, quindi vuole provare a fare trading vero, ragazzi, e quindi andiamo a vedere quali sono i possibili segnali di inversione che il mercato potrebbe dare, appunto proprio perché l'analisi ciclica ci sta dicendo attenzione, potrebbe essere una fase in cui il mercato potrebbe invertire. Andiamo a vedere Ethereum velocemente, ragazzi, guardate la lingua di Bayer, questa anomalia ciclica che si è verificata in questa settimana, il mercato rompe, fa pensare ad un rialzo molto importante, quindi alla ripresa di un ciclo molto molto importante, ma non supera, e io questo ve l'avevo detto, ragazzi, questo livello qui, non supera questo livello qui, se vi ricordate vi ho detto se non va su i 2,25 e 2,40 non cambia assolutamente niente, anche se il trend è stato ampio, è stato molto bello, però purtroppo, ragazzi, da un punto di vista di medio periodo e anche di breve, a dire la verità, su Ethereum non cambiava nulla fino al superamento di questo livello, e il mercato ci fa
Boom, guardate che bellezza, questa è una lingua di Bayer, è un'anomalia ciclica che avviene ogni tanto, butta giù questi due minimi, sono sufficienti a indicare su Ethereum una chiusura del ciclo annuale, insomma, è avvenuta, non è avvenuta, ragazzi, non ci sono segnali neanche su Ethereum, trend ribassista su Ethereum, ma già da qui è ribassista su Ethereum, l'abbiamo detto tante volte nel canale, non ci sono segnali di inversione. Questa è una lingua di Bayer, fa ben sperare perché queste anomalie cicliche si verificano alla fine di cicli importanti, il mercato lo ha fatto in maniera palese e quindi sicuramente ci fa ben sperare. Da un punto di vista di analisi tecnica ci sono dei minimi sempre più vicini, li vedete, non c'è più un andamento molto ribassista, vedete come si sta leggermente appiattendo la fase di ribasso, potrebbe tranquillamente riprendere, assolutamente sì, ma ancora ragazzi, non l'ho fatto, quindi ancora una volta anticipare il mercato risulta assolutamente sconveniente. Primi segnali di alzisti, sicuramente il superamento della media 200 periodi, riposizionamento sul livello della resistenza, in questo caso 200, quindi qui ragazzi, questi primi segnali di alzisti di Ethereum dovrebbero arrivare sul raggiungimento di questa zona qui. Dopodiché, come sempre, se non supera questo livello 225-240, cambia poco. Passiamo a Binance che sta completando il nostro ABC. Non sono riuscito a farvi il video speciale su Binance. Non c'è stato tempo, ragazzi, vi dico francamente, perché poi alla fine, insomma, chi ha un canale YouTube sa che il tempo è veramente, veramente poco. Ancora una volta Binance sta seguendo alla perfezione questa scadenza ciclica. È un ABC molto potente, non c'è nessun segnale, ragazzi, su Binance, vi metto anche le medie, non c'è nessun segnale assolutamente rialzista, proprio niente, ragazzi, che faccia ben sperare su Binance. L'unica cosa, ancora una volta, questa eventuale chiusura ciclica se la fa. Ma al momento Binance è lontanissimo da assumere una posizione long, non c'è proprio nessun tipo di segnale. Non c'è neanche perché un ritorno, per esempio, anche qui in questa fase, in questa fascia di prezzo tra i 19 e scusate, i 17 e i 21, non è indicativo di nulla nel breve periodo, ragazzi, perché un segnale long lo si avrebbe solo al raggiungimento di questa quota, cioè 24-25 dollari, quindi lontanissimo dagli attuali prezzi, quasi un 50%. Che dire, sicuramente l'operatività di Binance va affrontata nel breve periodo, non può essere affrontata nel medio periodo in questo caso, perché nel medio e breve periodo il mercato di Binance resta ribassista. Bene ragazzi, è tutto per quanto riguarda la videoanalisi ciclica di oggi. Pomeriggio facciamo questo video speciale per il canale Telegram. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale, ma soprattutto lasciatemi nei commenti, ragazzi, quello che pensate. Come state tradando questa fase ribassista nuova di Bitcoin dopo un annetto circa che ci aveva deliziato di un trend che ci ha fatto ben sperare e respirare? Qualcuno di voi pensa che il mercato possa tornare ai massimi entro dicembre? È una bella domanda, a voi la risposta, fatemi sapere quello che pensate nei commenti. Noi ci vediamo mercoledì col prossimo video. Ciao a tutti!